questa cosa, però è bellissima. Vedi, Don, lei che è un po' preoccupato per essere stato presente, in realtà la sua presenza nello zoo ha scaturito una serie di messaggi molto positivi. Aspetta che mi è andata attraverso la saliva. Quasi tutti di Assad, tra l'altro. No, tipo, Simona scrive: se Don Daniele fosse il prete della chiesa vicino a casa mia, sarei sempre in chiesa a parlare con lui. Perché il fatto che tu sia venuto in un programma come lo zoo già dimostra che sei una persona con un'apertura mentale. Cioè. No, ma a questa ascoltatrice possiamo dire che se va a vivere anche lei in Botswana potrà sentire messa. Tra l'altro è l'unico ospite che si è fatto due ore, ragazzi. Scusami, ma è importante, cioè è una, lui ha una visione del mondo sicuramente molto diversa, per esempio, da Fabio Alisei. Molto. Ed è bello vederli insieme, no? Il diavolo e l'acqua santa, è bello, bello. Non c'è niente di meglio di un prete per chiacchierare, lo dice anche Paolo Conte. Il mio pubblico, grazie. Madonna mia. Hai fatto bene a sottolinearlo, Fabio. Grazie, Fabio. Comunque volevo precisare, Ivo, abbiamo avuto ospiti che si sono fatti anche per molto di più di due ore. Ma non in onda, però. Senti, ma alla fine, quasi fine di questa puntata, Don, sei pentito di essere venuto oppure è stata una bella esperienza? No, ti è piaciuto? Esperienza bellissima, anzi, da riproporre avanti, però. Mi aspetto da un momento all'altro un buona Pasqua, non so perché ho questo accento. Allora, io voglio dire, Marco, che lui potrebbe far parte dello zoo, tanto figa non ne gira, quindi può stare tranquillo. Oggi non c'è neanche la chicca. Vedano il pene! Io farei una cosa. Allora, solitamente a fine stagione Pippo Palmieri viene messo in competizione con una persona. Ma perché no? Perché già dopo questa puntata lui deve farsi tre giorni sui ceci, frustandosi con le fruste dietro la schiena. C'è già la macchina dell'inquisizione qua sotto. Cioè, pensate che bello il Don che chiama Santina e le dice buona Pasqua. E Pippo cerca di. No, perché se gli creiamo dei casini è brutto. Hai ragione. Tutto, ma non creare casini a lui. E allora chiamiamo Santina. No, Santina no, dai. Senti, a proposito di robe insulse, cioè bellissima sta storia. A Londra c'è questa ballerina di twerking, avete presente? Sì, twerking. Quelle che muovono il culo. Esatto, stava dando il meglio di sé, tutto un agitare, scuotere, roteare, il bacino a ritmo di musica. Il pubblico, la folla sembra apprezzare, quando a un certo punto c'è un leggerissimo dettaglio imbarazzante. Sì. Sui mini pantaloncini della ballerina è ben presente una scura chiazza di feci. Cioè, tu immagina, cioè sul palcoscenico questa donna che si sta agitando tutta, che crea anche un po' una situazione un po' sensuale. È la donna che si leoparda da sola. La ballerina, forse stimolata dai continui movimenti, non è riuscita a trattenere, ha evacuato, si è caccata addosso. Ma cosa palco. Sei, pupo? Si può proprio dire una figura di merda, diciamo, in questo caso. Beh, ma sono danni del mestiere, capita quasi a tutte le ballerine. A me è successo da ragazzo, facevamo... Don, lei che abita in montagna, salga con noi sul precipizio della casa. Dai, ci vuole la marmolata della cazzata, ragazzi. Siccome ma sono in ballerina di twerking, in America, io sono andato a scuola in America da piccolo, e questo spiega perché parlo un italiano un po' scorretto. Allora, ti fanno fare anche ginnastica artistica. Hai presente le barre? No, non c'è un altro che fa la ballerina, no? Non era la ballerina, era un'altra tipo cosa. Tipo Yuri Checchi, come si chiama la sua disciplina? Ballerino, signore degli anelli. Facevamo gli anelli, ste robe qua. A un certo punto, tutta la classe in silenzio, tocca a me. Io, evidentemente, avevo bevuto troppo latte freddo. Cerco di fare la ruota attaccata alla sbarra. La ruota con gli anelli. Mike, buongiorno. Vabbè, mi sono letteralmente. Ho scorreggiato. Lo sforzo e mi sono caccato addosso. Hai fatto Yuri Kaki allora. Ehi, hai sentito? Mazzoli faceva la ballerina classica. Ma il Don, che si butta nel precipizio. Ehi, questo è un tuo nuovo amico? Sì, è Don Daniele, l'ho portato nel precipizio della stronzata. Pensa, ma sai che una volta mentre stavo addestrando i miei leoni, mi è capitato di cagarmi addosso. Anch'io quando ero in quella stanza in assenza di gravità per il corso da astronauta in seconda elementare. Oh, porca miseria, le feci sono sempre in agguato. Don, lei ha mai scorreggiato durante la messa?
Queste sono le cose che non dovevamo fare, capisci? Ma perché? No, comunque il fatto che tu abbia fatto la danza, la ginnastica ritmica, Marco. Cioè, spacchi, dai. Artistica. Che cazzo vuoi? Ma ti obbligavano. Quanto cioè, sei etero? Riassumendo, hai fatto ginnastica artistica, fai la cacca con i tacchi, ti metti le penne nel sedere, Marco. Io non sono un diciamo studioso delle scienze tecniche di indagare, capito? Però mi sembrano delle prove abbastanza in cosa? Cioè, prove che ho superato in... Diciamo che dovresti vestirti un po' più Gucci. Senti Marco, ma il tutù lo mettevi a scuola o andavi già vestito? Ma era in America, si chiamava Yu-Yu. Lo Yu-Yu. Oh Marco, sai che valgono un sacco? Ce l'hai ancora le Barbie da vendere, vecchia? Perché ride? Sono da collezione. Ma vattene a fanculo, va. Ascolta, che tu. Tanto il maschio. Ti ricordo che ti sei fatto cose che erano molto più maschili che femminili. Nonostante avessero la vagina o cosa. Non è vero. Quella che bestemmiava con gli occhi strabici. E le braccia. Ma io mi ricordo quella. Te l'ho raccontata io, potevo dire cazzate. No, la sentivamo nella stanza accanto. Queste sono tutte bugie. L'hanno sentita anche Pescara. Buona Pasqua, Pescara buona Pasqua. Ho capito, ma non aveva il cazzo, Marco, capisci? Ma la differenza fra me e te. Ma perché lì il buon signore non l'ha stampato. Ma mancava solo quello. Ho capito, ma abbiamo gusti diversi. Trova le differenze. C'era lei e Ciubecca. Era trova le differenze. Mancava solo il cazzo. Pescara buona Pasqua con le braccia alzate. Io frequento gente che piscia seduta, però capisci qual è il concetto. Presente. Ma io anche tutti gli uomini sposati pisciano seduti. Certo, è ovvio. Per evitare il cazziatone, è normale. Certo, non avete mai sentito parlare di igiene? Beh, tu c'hai il Vespasiano in casa. No, ma non Stefania, dicevo proprio l'imbarco. Io riesco a fare la parte della moglie, cioè, alzo la tavoletta, faccio quello che devo fare. Minchia, già andato via un quarto d'ora. Ti siedi, è anche più igienico. Dai. Non è più igienico perché l'urina ti rimbalza. Scusami, come fai a navigare su Facebook mentre pisci in piedi? Ma guarda come sei social. Sei vulgare, però. Io lo uso come maestro, bastone per selfie. Sì, maestro, mi scusi, ho bisogno di lei, ho bisogno di una bella battuta per stemperare questa situazione così di tensioni tra di noi, dove ci si accusa di essere omosessuali o meno. Una roba vergognosa. Allora, sai chi era il tiranno? Sai chi era il tiranno che gli puzzava il fiato? No. Il tiranno qui puzzava il fiato. Tanto ti sta colando del sangue dal naso. Credo che ti sia divertito troppo ieri. Allora, Attila, fiatella di Dio. Sento di infilarti un braccio nella schiena. Siete ancora convinti di fargli fare ste battute? Tu gli fai fare i film. Maestro, ma mi scusi, questa gliela mandate Manlio Cassarà? Sì. Non facevi prima a fare. Scusa, facevi Alita, fragello di Dio, no? Fragello? Ho detto fragello? Però le puoi dire anche prima queste cose, Fabio. Ma tu fammi dei segni, stai lì a vegetare. Dai. Confido in lei e nell'arte di Manlio Cassarà. Allora, senti questa che bella, Allora, sai qual è l'attrice che non si muove mai? No. Amanda Lee. E basta. No, me ne fai un altro, per favore. Sono rimasto Ornella Muto. Non rida, dottore, come donna. Che diamine. Dai, ragazzi, che c'è il minchia tutto, andiamo.